Allora, buonasera. Volevo farvi vedere questo giochino che abbiamo accennato durante l'ultimo incontro, in cui ho messo un po' di carne al fuoco. Fondamentalmente abbiamo messo un coniglietto che saltella, al solito, su delle piattaforme e deve raccogliere delle monete. Ogni volta che ci finisce sopra una di queste monete riceve un punto che viene visualizzato in questo contatore che c'è in alto a sinistra. Nel frattempo c'è uno sfondo che oltretutto è un parallasse, un fondo che si muove a velocità leggermente diversa del giocatore, dando l'illusione del movimento. Quindi vediamo un attimo come funziona questo giochino quando lo lanciamo. Quindi facciamo play. Qui possiamo anche andare a full screen. Vedete che abbiamo adesso le animazioni sono ridotte al minimo, solo sinistra e destra. Quando mi avvicino alla moneta, vedete che abbiamo il punteggio che si incrementa. Quando andiamo qua, 2, quando arriviamo qua, 3. Quindi questa è una cosa molto semplice. Oltretutto vedete che quando mi muovo si muove anche lo sfondo leggermente, dando una specie di illusione di movimento. Quando poi cado, a un certo punto si riparte da zero. Vedete che qui abbiamo zero. Allora, questo è molto abbozzato, ma è, diciamo, la base per cominciare a parlare seriamente, o comunque, diciamo, base proprio l'ABC per poter concepire un gioco. Ora, prima di tutto volevo spiegarvi la struttura di questo progetto. Allora, il progetto, come vedete, è strutturato a cartelle, quindi qui ho messo sotto scene tutte le scene che uso, che sono tante, adesso le descriviamo. Sotto gli script vi ho messo tutti gli script che uso, che vedete che sono 4. Uno lo conoscete quasi, il player.gd, e gli altri li esploriamo man mano. Poi ho messo sotto sprite tutti gli sprite che voglio utilizzare per animazioni e per la monetina, e sotto env ho messo la texture di parallasse e anche questa piattaforma. Okay? Allora, il gioco, quindi nelle scene andiamo nel gioco, e il gioco vedete che è composto da una serie di sottoscene. Vedete che questo. Tornando solo un attimo al motivo per cui ho fatto le cartelle, che poi è simile al motivo per cui faccio le sottoscene, è per poter strutturare meglio il progetto, per averlo più pulito, come si dice. Quindi tutte le scene le mettiamo qui sotto le scene, eccetera, eccetera, in modo tale da ritrovarle più facilmente. Analogamente, quando ho fatto la scena gioco l'ho strutturata in termini di una serie di altre sottoscene. Quindi c'è la GUI, che se la apriamo c'è soltanto questo, vedete, questo pannello. Adesso lo esploreremo un attimino meglio fra un attimo. Dopo la GUI ho fatto lo sfondo, che aprendolo c'è soltanto lo sfondo. Poi abbiamo una piattaforma 2 e una piattaforma 3. Questa qui è la scena, è sempre la stessa, che viene replicata 3 volte. Questo è molto utile. Così come il player e la piattaforma, peraltro, è una cosa molto semplice, è tutta fatta così. Il player lo conosciamo benino, che è questo signore, che è quello che ha la famosa Collision Shape. C'è anche la camera 2D, che adesso poi esploreremo meglio, perché poi le esploriamo in dettaglio tutte. E poi infine c'è la moneta. E la moneta, anche questa è una sola scena che viene replicata 3 volte. Allora, rispetto a come abbiamo visto mercoledì scorso, qui ho cercato di rendere al minimo gli script, in modo tale da concentrare tutto sulla moneta e far propagare quello che fa la moneta attraverso dei segnali alla GUI. Quindi ogni volta che il giocatore incontra la moneta, prima di sparire, informa la GUI che è avvenuto un cambiamento di punteggio.
Ok, andiamo con calma a esplorare queste cose e partiamo dallo sfondo. Allora, lo sfondo è, come vedete, costruito da una catena di nodi. Qui c'è prima un parallax background che serve semplicemente come contenitore. E dentro il parallax background creiamo un parallax layer. E adesso lo esploreremo le cose che gli servono. Quindi la prima cosa principale è riuscire a mettere dentro uno sprite con il nostro sfondo. Questo è un disegno che ho trovato su internet che è 2048x1024. Il problema di parallassi è che, cioè, il vantaggio di usarlo come parallasse è che questo schermo viene duplicato all'infinito. E come facciamo a duplicarlo all'infinito? Gli mettiamo dentro il parallax layer questo mirroring che dice ogni quanti pixel duplicarlo. Visto che era 2048x1024, gli ho rimesso 2048x1024. In questo modo, man mano che mi muovo, lo sfondo si muoverà anche se vado fuori. Infatti, se vedete, se lo espando, vedete che lui ci fa vedere il modo in cui l'ha espanso, in realtà lo espanderà all'infinito. L'altra cosa interessante è la scala. Io qui gli sto dicendo che quando mi muovo lungo la X, lo sfondo deve muoversi alla metà della velocità con cui si muove il giocatore, quello è il parallasse vero e proprio. Ok, quindi detto questo, abbiamo visto che il nodo sfondo è terminato e quindi lo mettiamo dentro il gioco e vediamo lo sfondo. Poi il più importante, oltre allo sfondo, è il giocatore. Quindi il giocatore, se andiamo a vederlo, il giocatore ha la classica struttura che ormai abbiamo visto, nel senso che abbiamo un animated sprite con una animazione che si chiama corri e un'animazione che si chiama fermo. E assieme a questa cosa abbiamo messo anche un piccolo script che viene chiamato dal player e in modo tale da gli viene passato il vettore in movimento del player e noi, sempre dentro questo animated sprite, cerchiamo di capire quale animazione usare. Quindi cerchiamo di concentrare questo piccolo script. Cosa fa questo script? Vede se per caso il vettore velocità, il moto che vogliamo fare, va a sinistra, allora fa il corri con l'inversione orizzontale. Se invece la x era maggiore di 0 va a destra, se non è né l'uno né l'altra allora si mette in fermo, quindi se va a destra era corri senza inversione. Okay? Quindi questo è lo script dell'animated sprite. La collision shape è questa, la sappiamo, niente di che. Gli abbiamo messo ancora una camera 2D in cui gli abbiamo detto current, e poi abbiamo il player. Questo qui che è un kinematic body e gli abbiamo messo uno script che è quello originario di Happy Days con qualche piccolo ritocco. Comunque è leggermente diverso da quelli che abbiamo visto, ma funziona benino. E la cosa interessante di questo script è che ogni processo fa anche l'update delle animazioni. In questo modo facendo così riesce a chiamare l'altro script che è quello che mette a posto l'animazione. Quindi questo script l'abbiamo già visto più o meno, fa la caduta, quindi la caduta è questa funzione che usa una gravità, in più qui fa un clamp che vuol dire che cerca di non farlo cadere sempre troppo velocemente, e poi in fondo c'è questa cosa che gli ho aggiunto io, che se la y diventa troppo positiva, quindi è caduto, allora viene ricaricata la scena corrente. Gli altri sono più o meno quelle che ci aspettiamo, quindi c'è tasto destro, tasto sinistro, quindi che modificano il vettore velocità, oppure diventa zero, e poi il salto, che se premo la freccia in alto, c'è una jump speed che è credo negativa, quindi va verso l'alto.
Poi vabbè, qui c'è un pezzo, delle pezzi che non usiamo, che sono tutti presi da lì. Questo script ho già tirato via un po' di cose. Comunque vi trovate poi tutto nello zip che allegherò come materiale al corso. Quindi il player, sì, vedete che forse è un pochino più complicato, ma più o meno sono tutte cose che abbiamo visto e comunque le potete usare. Poi, altre cose, abbiamo visto quindi lo sfondo, il player, vediamo invece la piattaforma con cui interagisce. La piattaforma è semplicemente uno static body con dentro lo sprite e una collision shape che qui ho fatto un rettangolo per semplicità. Tra l'altro vedete che collide un pochino troppo sulla sinistra, bisognerebbe restringere la collision shape così in modo tale insomma magari così non va molto bene, quindi è meglio metterla più o meno così e poi ancora stringerla leggermente, insomma questo qui bello. Oppure potevate usare anche collision shape, quella in cui mettevate tutti i puntini. Adesso qui per velocità ho fatto in questo modo. Qui non c'è nient'altro. Quello che invece c'è di interessante in questo piccolo gioco è la moneta. Allora, la moneta l'ho fatta un pochino più sofisticata. Vedete che c'è una scena. La scena vedete che c'ha dei segnali e questo segnale era quello che abbiamo messo. Quindi qui fondamentalmente abbiamo questa monetina. Tra l'altro, ecco una cosa che vi faccio notare, che io faccio tutte le sottoscene, le faccio tutte puntare qua in alto a sinistra, alle coordinate 0, 0. Perché ho visto che questo riduce di un fattore enorme eventuali casini. Infatti, durante lezione invece avevo cercato di fare le sottoscene centrate sullo schermo. E non andava molto bene. Comunque, l'area 2D abbiamo visto che c'ha nei nodi, che c'ha un body entered, e questo body entered è registrato, quindi viene ricevuto da questo script. Infatti, se vado qua, faccio doppio clic, vado nella funzione contenuta dentro qua, moneta. E qui quello che faccio è questo, quindi alla fine voglio buttare via la moneta. E qui è fatto molto semplice, altrimenti si può fare anche un'animazione o cose del genere, e anche di suoni, insomma, che sono sempre interessanti. Ma la cosa importante è questa funzione. Questa funzione qua è una specie di segnale che però ho faticato un po' a trovarlo, questa funzione. Permette di mandare su un segnale pubblico, quindi ci dice a un gruppo di cose, quindi potrebbero essere anche n nodi, no? Gli si dice che io ho chiamato GUI in questo caso, posso dare un nome qualunque, giusto per dire che mando un segnale su questo di questo tipo, e gli dico alla GUI: guarda che hai fatto il punto, score in inglese vuol dire fai punto. Quindi GetTree accede alla scena corrente, gli chiamo alla scena corrente, mando un segnale dicendo segna il punto, e questo è solo quello che succede. Quindi ci vorrà qualcuno che sarà la GUI che riceverà questo segnale. L'ho dovuto fare in questo modo invece che con i segnali ordinari, quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta, perché così io qui ho tutto bello, diciamo, ristretto alla moneta, nel senso che se io faccio 5 monete, le istanzio e loro funzionano senza dover creare a mano per ogni moneta il collegamento ai messaggi e segnali. E che se per caso dovete mettere 20 monete sarebbe diventato una cosa intrattabile, ingestibile. Quindi chi riceve questa cosa è la GUI, e la GUI, che tra parentesi la GUI è fatta, questa l'abbiamo vista pochino, comunque è fatta da un canvas layer in modo tale che rimanga sempre in un posto fisso dello schermo,
Dentro c'è un pannello che serve questa parte nera e poi dentro ci ho fatto una label e la label nell'inspector, nel label ci ho messo un valore 000, però era solo per vederlo all'inizio, possiamo anche pulirlo, quindi parte vuota. Poi qui gli ho messo ancora, insomma ci ho giocato con la label e gli ho messo delle dimensioni e poi da qualche parte anche il colore, credo che sia qua Custom Colors, perché volevo farla in verde, altrimenti lui me la faceva in bianco. E poi gli ho messo questo script direttamente alla label, perché la label è quella che riceve, e nella label gli ho messo una funzione. Allora, gli ho messo innanzitutto quando è ready. Gli ho messo di dirgli che questo oggetto risponde a tutte le chiamate al gruppo GUI. Quindi chiunque chiamerà GUI chiamerà una funzione che abbiamo visto che era score, quindi ogni moneta chiamerà senza saperlo in maniera precisa, chiamerà generalmente in giro per tutti gli script di questa scena. Chi saprà rispondergli con score. Quindi in questo caso, quando c'è lo score, gli faccio più uno sul punteggio e poi text sarebbe la. Abbiamo visto prima che col label c'è un attributo che si chiama text e questo text lo cambio e gli metto il punteggio espresso in formato stringa, cioè lo stampo. Str permette di stamparlo. Quindi lo rivediamo un momento, facciamo play e vedete che abbiamo qui, adesso vedete che l'ho azzerato, io salto, vedete che c'è lo sfondo che si ripete all'infinito, quando mi avvicino alla moneta, ecco sparisce e qui vedete che è comparso uno, quindi si sono parlati, due, e qui vado giù, quando arrivo troppo basso, tac. Zac, ho fatto i tre. Quindi qui si può dire ad esempio che quando si sono raccolti, questo si potrebbe dirlo addirittura nello script qua, che quando il punteggio è diventato più di un tot, si può cambiare scena. Cambiare scena, lo ricordo, abbiamo visto più o meno che per cambiare scena abbiamo fatto una cosa di questo tipo. In questo caso eravamo tornati all'inizio della scena, però vedete che si chiamava il getTree.ReloadCurrentScene, però altrettanto avrei potuto fare un getTreeChangeScene e mettere l'indirizzo di un'altra scena. Qui in questo caso forse dobbiamo mettere scene, scene e poi il nome della scena. E vedete che quindi abbiamo questa cosa. Quindi ricapitolando, adesso che abbiamo un pochino più di confidenza con Godot, vi invito a mettere i progetti, in futuro e quelli che avete fatto vanno bene così, in modo tale che siano un pochino più facili da esplorare. Quindi mettete in cartelle, le cartelle devono significare per voi delle cose, quindi env sarebbe l'environment, le scene. Le abbiamo messe qua, gli script li abbiamo messi qua, vedete che alla fine abbiamo fatto quattro script, ricapitolando l'animated script che permetteva di cambiare l'animazione, il label che era quello che consentiva di tenere nota del punteggio, la moneta CT che la moneta usava per capire quando si era entrati in collisione con l'area 2D. E questa me l'ero fatta costruire automaticamente col metodo che abbiamo visto dei messaggi che comparivano qua. E poi abbiamo il player, che è quello che sappiamo. Quindi script bruttini se volete, ma più o meno direi che non sono grossissime cose, quindi un po' per volta magari imparate anche a gestirli.
Credo che questo sia tutto per questo giro. Perdonate se non vi ho fatto tutto il processo costruttivo da zero di ogni singola scena, ma se no il video sarebbe durato un'ora, perché intanto che lo scrivevo pezzo per pezzo, ci si impiega più o meno quel tempo. E ci vediamo, ci sentiamo per domande. Fatemele pure su Facebook dove ritenete opportuno. È tutto.